Siamo belli. Ok. Buonasera Antonio. Buonasera. 6 punti in 2 partite sono importantissime. Questa sera forse è stato un po' meno ritmo, meno con il Lecce. Qual è la tua analisi? Sicuramente è stata una partita diversa. Me l'aspettavo. Ieri in conferenza stampa avevo un po' avvisato tutto e ho detto: guardate che domani sarà una partita difficile su un campo ostico. Sono straconvinto che chi verrà a giocare a Cagliari non farà una passeggiata di salute, assolutamente. Quindi c'è l'aspetto positivo che siamo riusciti a vincere la partita, siamo riusciti a gestire una situazione non semplice, perché spesso e volentieri ci siamo dovuti comunque adeguare a queste palle lunghe, alla seconda palla, a contrasti di gioco molto, molto duri. Però, come sapete, io sono molto esigente, so che c'è da fare tanto, che c'è tanto, tanto da migliorare, però dico anche che abbiamo vinto su un campo difficile. Io ho fatto il calciatore, vengo dal calcio giocato, e ogni volta che sono venuto a Cagliari sono quei tipici campi dove comunque per vincere devi sudare. Quindi loro sono stati molto bravi, hanno cercato comunque di fare la loro partita. E niente, complimenti ai ragazzi. Detto questo, dobbiamo sicuramente continuare a crescere e continuare a migliorare. E Quotidiano Repubblica. Questa sera Romelu Lukaku ha subito i soliti insopportabili ululati da stadio di Serie A italiano. Volevo chiedere, secondo lei, che ha anche allenato all'estero, cosa si può fare perché questa cosa non succeda più? No, 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 no. Dico, io devo essere sincero, ecco, nel senso che ero talmente preso dalla partita perché io non ho sentito Corinne nei confronti di Luca. Detto questo, questo episodio a parte, perché ripeto, non posso commentarlo perché non l'ho sentito. Su tante altre situazioni io penso che in Italia dovremmo migliorare molto ed essere molto più educati e rispettosi nei confronti di chi lavora, ecco, di chi lavora, perché tante volte. Ma ripeto, non sto parlando di questo caso, proprio in generale, cioè, quando è stato 2 domeniche fa si è lamentato Carlo Ancelotti, che per tutta la partita sembra sia stato insultato, cioè non capisco il perché. Tu quando sei all'estero c'è grandissimo rispetto, cioè tifano per la propria squadra, non vanno a insultare l'allenatore, sono molto più concentrati sulla squadra. Vogliono e sono esigenti sulla squadra affinché diano il massimo, ma poi finisce lì. Ecco, io penso che in Italia noi dobbiamo migliorare da questo punto di vista, perché a questo punto di vista è brutto. Capisco le fazioni delle tifoserie, però io capisco anche, ripeto, che ci deve essere massimo rispetto. Ripeto, guarda, io oggi, cioè, sono stato bene, non mi ha insultato nessuno, quindi sono contento del trattamento avuto a Cagliari, però spesso e volentieri ci sono insulti e nessuno dice niente, e questa non è una bella cosa, ecco. Andrà lì così, gioca una partita anche importante contro l'Argentina, potrà mettere minuti nelle gambe e poi tornerà da noi. È un giocatore sicuramente che io lo conosco molto molto bene. E ha fatto grandi cose, ha fatto grandi cose
dopo che dall'Udinese è andato al Barcellona, poi è andato all'Arsenal. Gli ultimi 2 anni non ha fatto grandi cose allo United, e quindi noi dovremmo essere bravi a riportarlo a quel livello. Stiamo parlando di un giocatore che ha delle caratteristiche ben precise, rapido, svelto, tecnico, di qualità, vede la porta. Contiamo tanto su di lui, così come contiamo su Lukaku, su Lautaro, e su Martinez e su Politano e anche Esposito, che continuerà a stare con noi. Sul discorso del sistema, questa squadra è nata per giocare in questa maniera, perché abbiamo in rosa centrocampisti bravi nell'inserimento, quindi Vesino, Gagliardini, e ci tengo, cioè, so che possono crescere tanto. Vesino deve crescere tanto, Gagliardini deve tornare ad essere Gagliardini che conosciamo tutti, ci abbiamo Sensi, c'è Barella, giocare col 3-4-2-1 o 3-4-3 significa giocare con 2 centrocampisti, secondo me non abbiamo anche giocatori in rosa con caratteristiche per giocare con... Gli toglieresti la loro caratteristica migliore, quella di attaccare l'area. Ecco, quindi, però durante la partita può capitare che possiamo inserire i 3 attaccanti e metterci in questa situazione. Una volta che li avrò tutti, perché li ho avuti a pezzi, no, a scaglioni, e quindi quando iniziamo a lavorare, sai, il sistema di gioco non è solo che li sistemi. Poi ci sono situazioni giocate in cui le devi provare, però è una situazione che durante la partita in corso dobbiamo forzare e la possiamo provare. Le ultime due, una qui e l'altra qui. Buonasera. Buonasera. Cadeo Radio Sportivo e Calcio Castello. Le chiedo, al di là di questa doppia partenza falsa, se la qualità del Cagliari le può far pensare a un campionato tranquillo magari nella fascia sinistra, e poi le chiedo, al di là degli episodi che abbiamo visto stasera, se ci sono alcuni episodi VAR che sono figli di un protocollo, di un regolamento sbagliato. Ma più che il VAR, diciamo che le nuove regole che sono state introdotte, penso che siano regole molto audaci, nel senso che cambiano totalmente la visione del calcio, e quindi soprattutto sui falli di mano, cioè, stai con la paura in panchina, perché basta che uno che calcia, basta spostato così, ti prende la mano, cioè... Ecco, non sono, tra virgolette, spaventato dal VAR, perché la considero comunque un mezzo importante per andare a vedere tutte le situazioni bene. Sono più preoccupato perché sono cambiate tante regole, soprattutto il discorso del fallo di mano, cioè pericoloso, perché sono tante situazioni che sono difficili da capire, però oggi... ci sono, e bisogna preparare, cioè, dovremmo amputare le braccia ai calciatori per essere tranquilli, perché è veramente molto molto difficile giocare in questa maniera, ed accettare è anche difficile. Okay. Grazie, buonasera a tutti. Ok, grazie.